Attenzione signori e signori, è arrivato Diego Cacciavasi. Siamo qua, salve. Salve, com'è? Siamo operativi. Ma la tuta da sci non la metti? Ma mi hanno detto che fa caldo. Vabbè, ma la neve è bagnata. Ma mica me l'hanno detto che andava sulla neve. Ah. Vabbè, signore e signori, benvenuti Oakley Community Days. Non ho mai visto nessuno cominciare un video così gasato. Ma sono contentissimo perché questo evento è bellissimo. Sono contento. Allora, guardate, fermi, riniziamo. Oakley Community Days 2024 Livigno, evento pazzesco perché ci sono un sacco di attività fighe e persone bellissime, tra cui non lui, parlavo di altri. E prima attività della giornata, attenzione, poco competitivi, non ci faremo neanche male. Ma per ruote non mi sembra molto sicuro. Ha fatto il simulatore. Cosa? In realtà ieri sera abbiamo fatto quello. Comunque, gli Oakley Community Days sono un evento fighissimo perché ci sono una serie di attività organizzate in ambito, in questo caso in ambito neve, inverno, montagna, e si può stare tutti insieme, quindi test prodotti Oakley innanzitutto, ci sono atleti, influencer e insomma ci siamo noi che facciamo. E potete venire con noi a sciare, a fare delle lezioni gratuite in park, c'è la caccia al tesoro, c'è questa attività con questi incredibili go-kart, insomma è un evento fighissimo e siamo qua da un quarto d'ora e ci stiamo già divertendo un botto. Rimangono ancora 2 giorni e sarà una bomba atomica. Allora, il guantino rapido c'è, brandizzato Pro Model. Un Andrea Ziliani selvaggio c'è, per un grip estremo. Allora, siccome non siamo per niente competitivi, qui siamo già pronti alla gara. Allora, perfetto! Zili, Diego, e qui siamo già pronti. Ok, quindi... 3, 2, 1... No! Ma Zili ha la gravità dalla sua. Dentro! No! Occhio! Corre tetto in partenza, io lo dico, No, gli ho tirato il freno. Allora ragazzi, buongiorno. Oggi è il secondo o il primo giorno degli Oakley Community Days e c'è la... com'è che si chiama questa attività? La prima traccia, la sciata, la mattina presto. Ma io ho organizzato per i boys e per le girls un'attività molto figa, la caccia al tesoro su tutta la montagna. Quindi, mentre loro vanno a fare i pazzerelli sulle piste, io... vado a nascondere gli indizi per la caccia al tesoro, sperando che nessuno si perda. No, tu non vinci, perché è fatta anti-Diego. One eternity later. Bene, gli indizi li ho nascosti, non vi dico dove perché magari la rifacciamo. E adesso colazioncina top. C'è Roby, Rolfs, Zili, là c'è Diego. Una settimana letto. E qua c'è la briochina. Ecco, certe attività hanno senso, altre un po' meno, perché Ralph che dirige il warm up. Un po' strano. Diciamo col collo, diciamo a mezzaluna, non c'è il giro e torniamo. Dovete sapere che Ralph da oggi è anche fisioterapista. E tutto d'un tratto è diventata una sessione di ballo di gruppo. Allora, siamo in un villaggio turistico? Che brutto! Vai Diego, facci vedere te. Beh, anche Diego lo vedo quando è andato comunque. Kung Fu Panda. Allora, signore e signori, la prima vera attività... No, la prima è una colazione. Seconda attività del giorno è Ride with the Pros, in cui in sostanza chiunque vuole può venire a girare in park con noi, chiederci dei consigli, chiederci di fare dei trick, senza ammazzarci, per favore. E Diego, soprattutto, imparerà a fare gli M! Io volevo dire un triple croc, 1440 ball grab, super messi, grab baspi. Fatto. Grande. Abbiamo Diego che sta per approcciare gli M. Sì, ce la stiamo per rifare dopo un paio d'anni. Sì. Ok, guarda, ma ho detto la strategia. Perfetto. Là. Intanto Niklas gli dà lo starting point, il drop in. Vai caldo. Vabbè, ma così ha rubato almeno 1,5 metri. Vai caldo, Diego, è tuo. È tuo.
Vai Diego, è tuo! Dagli un po' di più, vai così, giusto. Vai, 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 vai! No, sta andando straveloce, raga. Olè! Ecco qua la squadra. I prossimi free skier del futuro. Come no? Come no? Non è d'accordo. Malissimo. Malissimo. Allora, è partita la caccia al tesoro. Ragazzi, come procede? Monte della neve, ma prima una sosta fisiologica, quindi devo andare in bagno. Devo andare in bagno io. Non lo so. Ascolti, che so, hai fatto tu. Appunto che ti dico che non lo so. Se volete vado a fare un giro in bagno, però uomini o donne, già è qua. Leggi bene sti indizio, ciao. Ecco i vincitori della caccia al tesoro! Noi abbiamo i primi perdenti con 40 secondi di ritardo sui vincitori. Girava come ha vinto la signora e con tuo cugino ha vinto. Tuo cugino, strano. Quindi diamo la colpa a Zilli a caso solo perché non è arrivato in tempo? Sì, la squadra doveva arrivare assieme. Esatto, perfetto. Assieme. Guarda le mani. Assieme. Zilli, dai! Ma... abbiamo perso di 40 secondi perché? Zilli! Dobbiamo arrivare tutti assieme, sei appena arrivata l'altra squadra. Ci sta credendo. Diego ha sabotato tutti gli altri. Hai perso, noi eravamo arrivati prima. Dobbiamo arrivare tutti assieme. Vabbè, ma... cioè... la signora sprinta. Niente, non gioco più. Ora tutti pronti per la community ride. Ralph dirige la situa, il che è tutto un dire. Quelli con le bandiere devono urlare, eh. Secondo voi, una giornata degli Oakley Community Days, come poteva mai andare a finire? Così ovviamente, con la sfida con lo Zilli. Gira a vuoto questo? Come gira a vuoto? Gira a vuoto? No, gira. Vabbè, allora io ho fatto un giro della Madonna, tocca a te. Perché dobbiamo fare i competitivi. Ah, attenzione. Attenzione, le prime difficoltà e siamo alla seconda curva. Signore e signori, abbiamo un vincitore prima del previsto. No, non vale, sono spionato. L'aggressività fatta per... guarda, io farei un po' più di trail breaking fossi in te. Attenzione, la gara è tiratissima. Abbiamo... forse sì. Attenzione, ultimi momenti. La fa lui. No. Girati! Attenzione! E quanti secondi ti ho dato, Ian? Tanti. Quando ti ho proposto di fare il giro al Northlife, la tua faccia era tipo: adesso ti batto, ti do 30 secondi in un giro perché mi sono allenato tutto il lockdown. Allora, numero uno ha fatto track limits, quindi per me il giro non è valido. Una poi, volta, Beh, basta un giro, non è che vai dal Marshall e dici: sì, ma solo una curva non ho fatto. Non ho fatto una curva sola. Le altre le ho fatte tutte. Non era una qualifica, però finisce chi fa il giro migliore. Anch'io al Mugello una volta praticamente ho tagliato prima di. Dopo la Savelli, vai giù a destra. Entri diretto e il Marshall mi fa: ma cazzo, hai fatto 50 secondi il giro, li faccio, se no ho tagliato solo una curva io però. Allora, signore e signori.
inizia la serata. Salute. E da qui in poi allo sport. Allo sport. All'amicizia e a Ian che vince sempre. No. Allora, insomma, ci siamo. Siamo caldi come il fuego. Che io troviamo di attaccare questa roba qui. Sembra brutto. E da qui direi che non filmiamo più. Ci vediamo domani. Un'ultima clip. Sono bellissimi. Ci vedo benissimo. È l'ultimo modello Oakley 2025. E niente. Niente ragazzi, siamo qua. Stavo giusto per dire che tutti i buoni propositi dell'attività di oggi, salire con lo snowboard, abbiamo preso freddo. E quindi niente, è andato, insomma, e così ci salutiamo. Ci siamo divertiti, però. Ci siamo divertiti un sacco. Ha vinto lo sport, esatto. Volevo dire quello. Ha vinto lo sport. E niente, gli Oakley Community Days finiscono qui, quindi arrivederci. Grazie Oakley. Come funziona? Grazie Oakley. Grazie Ian per essere stato battere. Ciao.